benvenuti a questa puntata di Vite di Quartiere. Ci troviamo a Fidene, anche questa volta andremo in giro, parleremo con i residenti e scopriremo come si vive in questa parte della città. Un tempo si chiamava già Fidene e si scriveva col dittongo, la cittadina etrusca poco distante dall'antica Roma che sarebbe stata conquistata da Romolo per trasformarla in colonia romana. Secondo quanto narrato, la battaglia di Fidene fu voluta dal primo re di Roma, che subito dopo la vittoria vi insediò 2500 coloni. La cittadina fu sempre ambita per la sua posizione strategica, a metà tra la Salaria e il fiume Tevere. Oggi Fidene è un quartiere posto a nord di Roma, alle sue spalle il raccordo anulare. Il quartiere moderno si sviluppa negli anni 60, contemporaneamente alle zone di Concadoro, Valmelaina e Serpentara. Grazie alla vicinanza con importanti arterie come la Salaria e la Nomentana e per la presenza della stazione ferroviaria omonima, per molto tempo la borgata è stata ambita come zona residenziale. Negli ultimi anni la creazione del TMB Salario ha causato però un brusco crollo del mercato immobiliare e non pochi problemi alla popolazione che convive con i miasmi prodotti dall'impianto. Il pregio che ci sono quasi nato, il difetto è sta puzza che ogni tanto si sente da giù, l'unico difetto è quello. Cosa c'è di bello a Fidene? Praticamente sta Fidene tutto cosa bello, sempre gente per tranquillo, tutti affiti, tranquilli. Il problema principale purtroppo è il TBM qui a Villa Spada, che si sente la puzza da mattina a sera proprio e entra proprio dentro casa. Questo è il peggior difetto, se no non ha difetti questo quartiere. Prima che ci fosse il TMB qui come si viveva? Paola, benissimo. Io ci sono nato, per cui non è che ho 63 anni e sto sempre bene. E adesso c'è sta monnezza che non si respira. In effetti soltanto il parcheggio, le cose dei parcheggi, nient'altro. Per quanto riguarda il resto, i parcheggi, le strade strette e i parcheggi. Alle mie spalle il TMB Salario, un problema, i miasmi provocati da questo luogo, se ne lamentano molto i comitati di quartiere che spesso vanno proprio in Campidoglio per chiedere delle soluzioni. Allora parliamo di questa emergenza. Il comitato di quartiere si occupa da tanto tempo del problema TMB. Quali sono le lamentele più frequenti, le difficoltà più frequenti? No, le difficoltà sicuramente sono relativamente alla qualità dell'aria, alla qualità della vita. Noi non riusciamo a fare da ormai 7 anni una vita degna di tale nome. È una vita che non si augura a nessuno, perché non si può stare con la finestra aperta, non si possono stendere i panni all'esterno, non si può stare in balcone o in terrazza a prendere una pizza piuttosto che una birra. E non solo, ma questo è soltanto il primo step. Noi abbiamo un forte timore che non ci sia solo un problema d'origine, ma ci sia anche un problema realmente di salute. Perché i nostri medici e i nostri farmacisti e i nostri pediatrici dicono che le malattie relativamente all'apparato respiratorio sono notevolmente aumentate. Abbiamo mappato in questi ultimi mesi, da luglio di quest'anno, dove sono le criticità delle sostanze d'origine. Adesso abbiamo fatto un grafico, li stiamo collegando, adesso li andremo a collegare ai farmaci realmente consumati sulle varie zone della città. Questo è un gravissimo, gravissimo problema di salute. Può essere legato al TMB? Noi non lo sappiamo. Noi non siamo degli esperti e non siamo dei tecnici. Qualcun altro deve valutare. In Campidoglio da Fidene per rivendicare il diritto a respirare aria pulita. Sì, il diritto a vivere in maniera serena, a vivere la propria famiglia e i propri cari in maniera tranquilla e non con la puzza che ci assale improvvisamente e che ci rende la vita impossibile dal punto di vista giornaliero, notturno, estivo, e chi più ne ha più ne metta. Una cosa abominevole che arriva all'improvviso, senza avvertirti, ti lascia vari tipi di fastidio, attecchisce alla gola, alla respirazione, al sistema nervoso e al valore delle case. Chi vive a Fidene convive con la paura che l'aria che respira possa essere dannosa anche alla sua salute.
Sì, quasi certezza, perché attaccata alla puzza c'è sicuramente conseguenze sulla salute, per cui non è che siamo messi molto bene, insomma. Se dovesse descrivere cosa significa convivere con il TMB a chi non conosce questa situazione, come lo farebbe? Allora, è come quando arriva la puzza, è come avere un cassonetto dell'umido dentro casa. Questo è l'effetto, ma è l'umido che è già putrescibile, cioè già sta in decomposizione. E la puzza è acida, prende la gola, fa venire mal di testa, e questo lo testimonio io, sono una delle testimoni che soffre di mal di testa quando arriva la puzza. E è terribile, bisogna chiudere le finestre, bisogna mettersi un foulard, una mascherina, perché non si può respirare. Cioè ci vuole un profumo che annulli la puzza che arriva dal TMB. Ed è veramente pazzesco, perché ormai la puzza è persistente, cioè almeno nell'arco della giornata c'è, va e viene, non è sempre fissa, almeno dove abito io. Però dalla mattina inizia, poi va via, poi ritorna in base al vento, la sera è sempre presente e anche la notte. Noi pensavamo che la notte l'impianto fosse fermo, ma evidentemente c'è qualcosa che invece non va, non è così. Quindi soffriamo questa cosa e speriamo che presto venga risolta, insomma. E i medici cosa dicono? Beh, i medici, ovviamente una pediatra ha fatto, diciamo, una statistica chiedendo ai pediatri della zona, e hanno visto che c'è stato un aumento delle malattie respiratorie sui bambini, l'asma, ovvio non può essere legata al TMB perché ancora nessuno ce l'ha detto questo. Però insomma, voglio dire, il nostro parroco ci ha detto che l'incidenza dei defunti è aumentata da 3 anni fa ad ora, sono raddoppiati mi sembra, triplicati, quindi qualche dubbio ci viene, visto che l'eco mostro grande che ci abbiamo vicino è quello, insomma un po' di paura ce l'abbiamo. La roba che si pianta non si può mangiare più, se non è lavata con la mucchina, con il bicarbonato, ma una patina talmente nera che sembra catrame. L'uvalo tutta l'abbiamo buttata, io facevo 1200 litri di vino, quest'anno niente, tutta l'abbiamo buttata. La pianta dei limoni, non c'è manco limone, i fiorellini cascano e è tutta nera, nera, se lei la fa toccare e non si lava le mani con la varecchina, non si lava neanche le mani. Fidene fa parte del terzo municipio, presidente Giovanni Caudo, oggi lo incontriamo in Campidoglio dove è venuto a presentare un rapporto che riguarda da vicino proprio il TMB e la salute di chi vive a ridosso dell'area interessata. Incontriamolo. Allora, presidente, dal terzo municipio al Campidoglio si torna a parlare del TMB oggi per presentare un rapporto dell'ARPA. Sì, diciamo, per far conoscere un rapporto che è stato consegnato dall'Agenzia regionale per la protezione ambiente, che è un soggetto terzo che ha il compito di controllare e monitorare gli impianti, che il 16 di novembre ha prodotto questo rapporto per presentarlo nella conferenza dei servizi in questo momento in corso in regione sulla revisione dell'autorizzazione che insomma sostanzialmente autorizza questo impianto. La lettura di questo documento per noi è stata particolarmente preoccupante, anche perché molte delle cose che i cittadini e che da tempo soffrono questa condizione vengono in qualche modo confermate, e quindi ritenevamo opportuno divulgarla. Quali sono i dati più preoccupanti che emergono da questo rapporto? Ma i dati più preoccupanti sono che quell'impianto, che nasce per produrre certi tipi di prodotto, diciamo dai rifiuti, in realtà non produce quello né dal punto di vista quantitativo né qualitativo i prodotti per cui è stato pensato. Come d'altronde sono parole che prendo dalla relazione, non mi permetto diciamo, non è una valutazione mia. In sostanza l'impianto è bocciato, non funziona quell'impianto. I prodotti che vengono esito, diciamo, di questo trattamento mantengono ancora, come dire, sono sporchi, sono putrescibili, e quindi non sono idonei per poter poi essere portati, diciamo, in discarica. E forse la cosa più paradossale del malfunzionamento di questo impianto è che la quantità di scarti che restano dalla produzione
supera il prodotto. Per cui dopo che abbiamo fatto tutto questo, abbiamo messo in moto tutto questo meccanismo, la quantità di scarti supera il cosiddetto il materiale, diciamo, che viene utilizzato per essere bruciato. Lei ha da subito adottato questa causa, ha voluto che non si spegnessero i riflettori sul TMB e sui cittadini che da anni lamentano questa situazione. Il dialogo con il Campidoglio è particolarmente travagliato, nel senso che neanche sulla questione della puzza c'è stata all'inizio una convergenza. L'esistenza dei miasmi creati dal TMB per molto tempo è stata negata da Roma Capitale, dall'assessora Montanari. Adesso qual è la relazione con il Campidoglio? È iniziato un dialogo? Immagino che senza dialogo non si possa risolvere la questione. Ma guardi, intanto questa cosa l'abbiamo presa in carico perché è veramente un'emergenza, non si può ignorare. Ci è dispiaciuto molto che in questi mesi, almeno inizialmente, il Campidoglio abbia ignorato questa questione. Abbiamo fatto una manifestazione, abbiamo coinvolto le persone, come si fa in una vertenza territoriale. Noi confidiamo nella possibilità invece di costruire questo dialogo, nonostante tutto noi ci parliamo con il Campidoglio, abbiamo avuto incontri anche abbastanza ripetuti con la Montanari, abbiamo avuto due nel giro di poche settimane, tra fine ottobre e primi di novembre. Avevamo chiesto, come portato della manifestazione, di istituire una cabina di regia che porti progressivamente alla chiusura dell'impianto. E dopo aver presentato il rapporto dell'ARPA Lazio in Campidoglio, il presidio si è spostato a Montecitorio affinché il governo possa prendere atto della situazione di emergenza vissuta nel quadrante interessato. Qui in piazza Montecitorio, perché è una delle tappe che abbiamo già fatto e vorremmo che la commissione che si occupa dell'ambiente prendesse a conoscenza, che poi è a conoscenza, ma prendesse un pochino più a cuore questa situazione. Vorrei sottolineare una cosa: questo impianto è nato alla Chetichella, il luogo non era predisposto per raccogliere rifiuti, le case e tutte le abitazioni, gli asili nidi eccetera eccetera c'erano da prima, ce lo siamo ritrovato addosso senza che nessuno ponesse rimedio a questo sopruso. Cioè, prima, fino a un paio d'anni fa, dove abitavo io, non arrivava la puzza, però ormai da due anni a questa parte è diventata invivibile, nel senso che di giorno, di notte, ormai quest'estate siamo stati sempre con le finestre chiuse. Parliamo del quartiere Fidene, è un quartiere abbastanza stressato. Qual è la sua visione, quale risultato vorrebbe riuscire a raggiungere durante il suo mandato per questa parte di Roma? Ma guardi, Fidene è una bellissima storia, una borgata, è un paese, con tutti i lati positivi. Noi abbiamo il presidente del comitato che si occupa del TMB di Fidene, il farmacista in un paese è importante. A noi ci piacerebbe dare seguito a questo senso di comunità di quel quartiere e quindi accompagnare anche le esigenze che i cittadini hanno. Nel bilancio che approveremo nelle prossime settimane, che già ci è ritornato dal Campidoglio, è previsto proprio nelle schede investimento, cioè negli investimenti che faremo nelle opere pubbliche, un importante intervento proprio sull'area di Fidene, su quel pezzo di territorio. Poi ci sono delle esigenze che i cittadini presentano, cioè una vicenda annosa del campo sportivo che stiamo riprendendo perché era stato assegnato, insomma c'è una storia lunga che bisogna dipanare un po' l'eredità. E lei lo sa, esiste questa squadra di calcio SD Fidene che da tempo chiede la possibilità di creare una struttura che sia accessibile a tutti, ad un prezzo popolare e soprattutto alle fasce più bisognose di un luogo di aggregazione nel quartiere. Bisogna ritornare al progetto semplice, che cos'è un campo di calcio dove le persone si incontrano. Io sono convinto che questa cosa riusciamo a farla, a dismettere quella vecchia idea e cercare di proseguire invece nella direzione di dare una struttura che serve effettivamente alle persone che vogliono fare una pratica sportiva sociale e non con altre finalità, diciamo. Vedremo, qualora dovesse inaugurarlo ci saremo anche noi. Inaugurarlo speriamo, noi come abbiamo detto in campagna elettorale abbiamo due anni e mezzo perché il municipio decade con la giunta Raggi, però tutto quello che possiamo fare in questo periodo, e se ci riusciamo ovviamente saremo assolutamente contenti e felici, però intanto abbiamo ripreso la pratica che era stata messa nel cassetto e abbandonata. E
La SD Fidene è una squadra di calcio che da tempo richiede la possibilità di creare un campetto che sia aperto a tutta la comunità del quartiere e dove potersi ritrovare. Allora andiamo a conoscerli. A Fidene c'è una squadra di calcio con una storia gloriosa alle spalle, un campionato da giocare, una squadra juniores, tanti tesserati, tifosi pronti a seguire il team anche in trasferta, ma nessun campo di calcio. E allora per allenarsi i calciatori devono spostarsi in un altro quartiere. Il sogno della SD Fidene è di vedersi assegnato un terreno abbandonato, dove far sorgere a proprie spese un centro sportivo, un luogo di aggregazione aperto a tutto il quartiere. E se nonostante tutte le avversità esiste ancora una squadra di calcio capace di creare attorno a sé tanto entusiasmo, significa che il territorio è fecondo di energie positive. Basta solo saperle convogliare nella giusta direzione. Si tratta senza dubbio di una bella storia, perché chi non si arrende alle avversità ha già vinto e siamo sicuri che il Fidene prima o poi riuscirà a calpestare l'erba della sua struttura. Abbiamo visto questo campo perché è un quartiere che ha ormai oltre 30.000 persone, si ritrova che non ha un centro sportivo dove far praticare sport ai propri ragazzi, e quindi questa è una promessa che è stata fatta da lontano 99 e noi ancora ad oggi ci troviamo senza campo sportivo. Quindi noi chiediamo a gran voce l'assegnazione di un'area per realizzare il nostro campo sportivo dove fa sport ai nostri ragazzi e riavviare la gloriosa scuola calcio del Fidene. Noi siamo ospiti qui al Sala Sport Village, purtroppo con un oneroso affitto annuale, e quindi siamo limitati nelle nostre attività e nei nostri progetti. Noi comunque facciamo 10-15 km per venire a giocare, e le persone del quartiere comunque la mattina si devono muovere, devono prendere la macchina, devono arrivare qui al Salaria Sport Village, mentre se ci fosse un campo sportivo all'interno del quartiere credo che la gente sarebbe più invogliata sicuramente a venire a vedere le partite, quindi a vivere il calcio in modo diverso. Inoltre per i ragazzi sarebbe fondamentale, per i genitori dei ragazzi, poterli mandare a fare attività fisica, a svolgere comunque uno sport bello come il calcio sotto casa. Qui a tutti è chiaro il valore sociale della struttura sportiva. Permetterebbe di fare sport ai bambini che provengono da famiglie che non possono permettersi di pagare una scuola calcio. Offrirebbe un'alternativa a chi passa i pomeriggi per strada. Darebbe la possibilità alla borgata di raccogliersi attorno ad un progetto comune. Creare un polo sportivo, creare un'occasione sportiva, credo per un quartiere, per una zona che adesso sta vivendo un momento un po' particolare dove non ci sono squadre di rilievo, quindi dare ai giovani un'opportunità e una possibilità di fare sport, di fare aggregazione, credo sia importante. È importante perché i ragazzi va dato lo sport per toglierli dalla strada, e non è una frase detta, lo vorremmo fare noi per i nostri figli, come abbiamo vissuto noi lo sport che ci ha portato fuori da tante situazioni che a volte si creano un po' difficili, e quindi un polo sportivo sarebbe utile a una borgata, ad un quartiere, a tante persone che vogliono vivere lo sport sano e fatto bene. Che differenza fa in un quartiere avere o non avere una squadra di calcio, un centro sportivo, un luogo di aggregazione? Beh, sicuramente la nostra passione è il calcio, quindi dal calcio nasce poi tutto. Il calcio ti permette è un punto di aggregazione, un punto sociale tutto, e siccome a Fidene c'era il campo, adesso non c'è più, siamo tantissime persone, più che altro a Fidene ci sono bambini che vanno a scuola calcio e i genitori fanno veramente tanti chilometri per portarli a svolgere uno sport che li possa aiutare anche nella crescita. Noi abbiamo in mente il progetto di fare il campo da calcio, speriamo di riuscirci, anche se a volte ci demoralizziamo un po' per le tempistiche, però non molliamo. E
la nostra puntata finisce qui. Vi ricordo che potete continuare a seguirci sui social in sovrimpressione oppure scriverci all'indirizzo retesole-lazio@retesole.it. L'appuntamento è la prossima settimana con una nuova puntata.